Oggi a scuola di composizione. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Come state? Noi ci sentiamo sempre su Instagram e proprio da Instagram prendo lo spunto per questo video. Come non sei iscritto al mio Instagram? Eh no, non va. Cerca subito su Instagram Arte per te, pennello bianco su fondo rosso e clicca iscriviti, perché lì Arte per te continua ad operare nel mondo della creatività. Così come, vi do un piccolo annuncio, il corso di disegno quest'anno verrà esclusivamente condotto su Facebook. Quindi se siete interessati, correte sulla mia pagina Facebook Arte per te, pennello bianco su fondo rosso, i link ve li metto qua sotto in info box in descrizione, e venitevi ad iscrivere, perché gli annunci del corso di disegno, che comincia il corso di disegno, come si svolgerà il corso di disegno, ma soprattutto le lezioni del corso di disegno, verranno esplicate solamente ed esclusivamente su Facebook. Ah, mentre ci siamo, sulla fiducia, regalami un pollice in su ed una condivisione, perché ti prometto che questo video sarà molto interessante. Grazie se lo farai. Adesso torniamo a noi. Vi dicevo che su Instagram, mentre un giorno ero a mare, abbiamo fatto un simpaticissimo gioco. Ho scattato 4 fotografie e vi ho detto quali secondo voi compositivamente sono giuste tra queste foto e quali sono sbagliate. In molti avete indovinato, in troppi avete sbagliato. Se seguite Arte per te dovete già capire come si struttura una composizione. Vi ho già parlato di sezione aurea, trovate i link qui dove c'è lei col pallino. Vi ho già parlato di composizione, trovate sempre i link dove c'è lei col pallino. Parliamo oggi di armonia della composizione. Vi ho postato queste 4 foto. Osservatele attentamente. Analizziamole adesso una per uno. Innanzitutto dobbiamo fare un distinguo tra quella che è la fotografia e quella che è la composizione pittorica. Molti pensano che la fotografia e la composizione pittorica vadano a dover essere sviluppate nella medesima maniera. No, non è assolutamente così, perché hanno uno scopo di visione differente. Nessuno guarda una fotografia per più di 10 minuti consecutivi. Non ho mai visto guardare una fotografia tanto a lungo. Di solito la fotografia è la sensazione di un momento che viene comunque fruita in pochi istanti. Una fotografia pubblicitaria, piuttosto che una fotografia delle nostre vacanze, la guardiamo e non è tanto quello che è indicato nella fotografia quanto quello che la fotografia ricorda a colpire il nostro interno, no? Il nostro sentire. In più la guardiamo nostalgicamente, guardiamo i particolari di un posto che già conosciamo, guardiamo quello che ci ha divertito quel giorno e che ci ha fatto scattare quella fotografia. Sono attimi conservati, no? Quelli di una fotografia. La fotografia carpisce in un momento quella che è tutta la situazione di un frangente, no? Il quadro non è così, il quadro carpisce in un'immagine quella che non è la situazione di un attimo. Per fare un quadro non ci si impiega lo stesso tempo che per fare una fotografia. Quindi anche quando il pittore estrapola il proprio quadro dalla fotografia, investe del tempo per svilupparlo, e quel tempo è proporzionale al tempo che noi staremo a guardare quel quadro. Mi spiego meglio. La fotografia è un bene che si consuma in fretta. Non sto parlando della fotografia artistica, che è assimilabile al concetto del quadro. Sto guardando a quando noi andiamo a scattare una fotografia e poi di quella fotografia facciamo un quadro. Sono due cose differenti. La fotografia, quindi, noi la guardiamo per qualche istante. È difficile che una fotografia ci stanchi per quel poco che
passa tra le nostre mani, così come una fotografia anche pubblicitaria, è difficile che arrivi a stancarci perché le campagne hanno una scadenza. Perché hanno una scadenza le campagne? Perché non lasciano sempre la stessa? Perché poi stufa, non la si può vedere più, è sempre la stessa solfa. Capite bene che per un quadro o per una fotografia artistica che noi appendiamo nelle nostre case e che siamo costretti o che vogliamo vedere ogni giorno, questo concetto del deperimento della voglia di guardarla non deve esistere. Quindi la fotografia artistica, così come il quadro, non possono essere dettate dal momento, no? Dallo schiribizzo momentaneo, dall'estro momentaneo, dalla passione momentanea, ma devono essere, quella passione momentanea deve essere accompagnata ad un messaggio universale che ci colpisca in ogni momento della giornata, e quindi deve addivenire a delle regole che non facciano stancare il nostro cervello quando lo sguardo si poggerà su quella figuratività, su quel dipinto. Quali sono le regole? Innanzitutto le sezioni auree che il cervello cerca autonomamente. Vi ricordate? Sono i 5 ottavi di ogni lato, per semplificare. Dopodiché l'armonia cromatica, se vogliamo dare un sentore placido o anche drammatico o anche distaccato o freddo, utilizzeremo i toni freddi. Se vogliamo dare un settore passionalmente drammatico, allegro, gioioso, avvolgente, useremo maggiori colori caldi. Questo però non è una regola assoluta, perché poi incidono anche la saturazione del colore. A colori più saturi corrisponde una maggiore passione e drammaticità, a colori meno saturi corrisponde una maggiore quietezza. Poi la composizione delle linee. Le linee spezzate, drammaticità. Le linee in salita, fatica. Le prospettive rovesciate, inglobamento dello spettatore. Sono tutte queste cose che compongono un'idea. Andiamo però alle nostre foto. Vi ho mostrato dapprima la foto 1, che lì è un bel paesaggio. Che bella sabbia movimentata, che bella striscia di mare e soprattutto che bel cielo limpido. Questa foto funziona quasi tutta, nel senso che la sabbia e il mare funzionerebbero se la foto fosse rovesciata, perché vi ho detto che l'occhio pende sempre a destra, non in questo video. Sappiate che se guardate i video precedenti saprete che l'occhio appone, il cervello, una maggiore pesantezza nella parte destra del quadro. Quindi quella parte destra del quadro dobbiamo sempre tenerla più leggera rispetto alla parte sinistra. In questo caso c'è un'equivalenza, sono stata brava anche a scattare la foto, perché la maggior quantità di sabbia che c'è a destra è comunque ben cadenzata da quell'increspatura di schiuma bianca che si trova a sinistra. Ma se la foto fosse capovolta, capovolgiamola, sarebbe più bella. Cos'è che non va in questa foto? Quel cielo così omogeneo e piatto sbilancia troppo l'effetto, da un fondo troppo pesante a un cielo troppo leggero. Il quadro verrebbe troppo pesante verso il basso. Dovremmo quindi mettere un po' meno cielo, e soprattutto se nel cielo ci fosse qualche nuvoletta bianca darebbe una maggiore armonia di composizione. Quindi se io fossi un pittore, cosa farei? Invertirei i lati e aggiungerei qualche nuvoletta al cielo. Quadro 2. Questo va bene. Va bene perché? Perché la pesantezza, sebbene la sabbia è di più nella parte destra, è del tutto alleggerita dal fascio di luce in alto a sinistra che bilancia la composizione. Tanto che le fronde servono giusto per bilanciare ancora di più. Ho dovuto mettere ancora più pesantezza sul lato destro perché quella luce alleggeriva troppo. Il cielo qui prende la maggior parte della composizione, e il mare, sebbene increspato, è talmente luminoso da appiattirle un po' quelle increspature, per cui c'è una armonia. Fronde e luce,
dopodiché cielo azzurro e con comunque un degradé cromatico, non è tutto azzurro uguale, dopodiché piccola fascia di mare mediamente increspata e fascia di sabbia risalente, quindi che dà la spinta bilanciando quella luce che viene ad abbassare lo sguardo sul quadro, che è bella increspata e che crea una composizione armonica da guardare. Cos'è una composizione armonica? È una composizione che tiene sveglio l'occhio, cioè l'occhio guarda un po' qua, un po' là, un po' là, un po' là, guarda tutto il quadro. Nella foto 1 invece guardava solo la parte inferiore, il cervello nella parte superiore del cielo non vede nulla, lo esclude e appesantisce la parte inferiore. Nella seconda foto, pur essendoci più cielo, l'occhio è più vigile, ha più cose da scorgere, ben armonizzate. La foto numero 3, anche se sembra molto simile alla numero 1, è in realtà assai diversa. Innanzitutto le sezioni auree sono prese in orizzontale e non in trasversale. Secondo poi, la prospettiva della sabbia fa sì che essa sia all'inizio più liscia e che vada ad incresparsi verso il centro, lì dove incontra le onde. Le onde sono belle increspate e quindi si legano con la sabbia e cosa fanno? Un concetto di morbido, increspato, increspato del mare e poi di nuovo il morbido del cielo che si congiunge al mare con una fetta di mare liscia. Il tutto illuminato in maniera omogenea, anche qui lo sguardo è catalizzato verso l'orizzonte che non è dritto, ma va leggermente a scendere sulla parte sinistra del quadro, lì dove il quadro pesa di più, e si perde nella luce che si infrange sull'acqua. Quindi anche qui l'occhio rimane molto vigile e deve stare attento a guardare tutti i particolari. Anche questa foto sarebbe stata più interessante con una leggerissima nuvolamento sul cielo, però anche così comunque dal punto di vista pittorico funziona, perché il cielo non è troppo, non è cromaticamente omogeneo, non è tutto azzurro nella stessa maniera, si inserisce in un mare che parte piatto e poi si increspa, e si increspa come la sabbia e la sabbia poi diventa liscia nel divenire verso di noi, quindi diventa una composizione interessante. Per quanto riguarda la quarta foto, era la foto su cui volevo più parlarvi. La quarta foto ve l'ho segnalata come foto no nella composizione, posta in quella maniera, ma rovesciata diventa una foto sì, perché i punti negativi dell'essere no diventano positivi nel rovesciarla. Andiamo ad analizzarla. Funziona molto bene e vi spiego perché. Innanzitutto la sezione aurea, per esempio questa diventerebbe un ottimo quadro. La sezione è un ottimo quadro placido, colori non saturi, increspatura non in tutto il quadro ma solamente nella sabbia, nella parte finale, quindi nella parte bassa del quadro, che è comunque leggermente più alta nella parte sinistra, quindi sale maggiormente. L'increspatura del mare è più portata avanti nella parte sinistra, e quindi il mare a destra è più placido, il sole in alto a sinistra illumina e tira su il quadro e quella leggera striatura nel centro del quadro di nuvoletta bilancia perfettamente quello che è il tutto, la composizione. In più il cielo non ha una cromia costante ma un degradé, così come il mare che da chiaro a sinistra diventa più scuro verso destra, ma il diventare più scuro verso destra non lo appesantisce perché poi c'ha l'ondata di schiuma che tocca la sabbia che alleggerisce i toni. È tutto un bilanciamento, ragazzi, dovete stare attenti a bilanciare le forme, le cromie e le saturazioni, rispettando sempre le sezioni auree. L'orizzonte non è al centro, l'orizzonte è in sezione aurea, ok?
Quindi allenatevi, il fascio di luce parte dalla sezione aurea del margine superiore, ok? La scia di bianco della parte sinistra incontra la sezione aurea del margine inferiore. Insomma, è tutto un'armonia che con l'allenamento potrete portare avanti all'interno dei vostri quadri. Bene, basta parlare, andate ad osservare. Io spero che questo video vi sia stato utile. Questo è un esercizio che potete fare anche da soli, con lo vostro smartphone, col vostro cellulare. Fotografate le cose in diversa maniera e vedete quando trovate, anzi cercate voi la composizione più armonica. E dopodiché cercate di capire perché vi sembra armonica. Potete fare anche un lavoro alla rovescia, cercare quella che vi farle un po' come vi pare e poi cercare quella che vi sembra un po' armonica e andare a ricercare tutte le regole della composizione all'interno delle vostre foto. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se è così, regalatemi un pollice in su e una condivisione, mi raccomando, e venitemi a trovare su tutti i miei social, tutti i link li trovate qui giù. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, ci vediamo al prossimo creativissimo video. Alla prossima, ciao!